Era semplicemente lì, fra terremoti che dicono: questa terra è fatta per farti ballare. Il cortile di Via Gioconda 3 torna ad ospitare il pubblico, all'ombra di un albero che per i cittadini è ormai diventato sinonimo di primavera estate e simbolo dell'Alac. Sono riprese ieri le attività in presenza dell'Associazione Latinoamericana di Cremona, che ha inaugurato lo spazio di lettura La Magnolia, portando una ventata di spensieratezza dopo il fermo culturale dovuto al Covid-19. Partono anche tutte le attività delle associazioni che il Comune di Cremona sostiene anche con finanziamento, perché crediamo che la cultura debba essere giustamente retribuita. Ecco, nel momento in cui non si poteva uscire, diciamo, abbiamo in realtà progettato l'estate e credo che i frutti stiano arrivando. Un pubblico interessato e distanziato ha partecipato all'evento intitolato Inventare mondi, narrare la storia, la letteratura come patria nelle opere di Luis Sepúlveda. La professoressa Negri ha tracciato un ricordo dell'autore cileno scomparso nell'aprile 2020 a causa del coronavirus. L'autore mi sembrava importante ricordarlo per i messaggi, i grandi messaggi che ha lasciato, per il modo con cui ha affrontato l'esperienza della tortura, del carcere, dell'esilio e per la sua idea di letteratura come atto di resistenza. L'incontro ha alternato riflessioni alla voce recitante di Massimiliano Pegorini, con il contrappunto musicale di Maximiliano Bagnos, Lorenzo Colace e Luciana Elizondo, una commissione di arti tipica dell'associazione. Siamo veramente molto emozionati di avere anche un pubblico molto attivo, un pubblico molto entusiasta e quindi veramente felici. Di raddoppiare anche la sfida di offrire cultura alla città. È un impegno per noi, una responsabilità come artisti. Gli eventi proseguiranno fra concerti e cene ad ingresso contingentato. Il calendario è consultabile sul sito web dell'ALAC. Nuovamente, che fue Santiago.